Beh, sì, sconfessando tutte le previsioni più infauste di molti giornalisti, non dico necessariamente voi, come sempre anche questa manovra arriverà per tempo debito, anzi in anticipo rispetto a quella Draghi e a quella del sia Conte 1 che Conte 2. Senta, sul decreto rave si arriverà ad una nuova fiducia? Questo non lo so, fa parte delle tecniche parlamentari. L'unica cosa certa sulla quale possono assicurare gli italiani: non saremo più maglia nera d'Europa per fenomeni delinquenziali, non di fenomeni musicali, di delinquenti che dietro il paravento della musica spacciano morte, realizzando in una notte quello che realizza una piazza come Vercelli, Pavia, Vicenza in una settimana. Si tratta, come disse a suo tempo peraltro proprio la Lamorgese, c'era bisogno di una legge per poter intervenire. Oggi quella stessa sinistra che invocava una legge per intervenire non vuole la legge per intervenire. Invece, senta, sulla modifica dei decreti di sicurezza, anche su questo l'esecutivo sta andando avanti, ci sono già delle ipotesi sul tavolo. L'unica modifica dei decreti di sicurezza che mi ricordo fu quella del governo Conte bis, il Giuseppi in versione seconda, che fu una sciagura per il popolo italiano, per la possibilità di difendere i confini e per la possibilità di respingere un immigrazionismo indiscriminato. Se poi lei intende dire che noi ci rimetteremo nuovamente mano, sì, sarà così, sarà una normativa complessa che consentirà, pur nel rispetto e nel solco delle convenzioni del diritto del mare e convenzioni ONU, di poter presidiare e difendere i confini. C'è bisogno di una riforma delle carceri italiane dopo quello che è successo, diciamo, a Milano? E sì, per esempio sul carcere minorile c'è bisogno da chiederci se devono starci i 25 anni che fanno poi i capibranco ai danni dei veri minorenni. In questo senso sì.